figano qua, figano là, figano qua, figano là, figano su, figano giù, figano su, figano giù, 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 Il barbiere di Siviglia di Rossini incanta il pubblico di Fermo e dà il via alla nuova stagione lirica 2015-2016 con due serate di Tutto esaurito. Dopo l'anteprima del 29 ottobre dedicata agli studenti e alle loro famiglie, il Teatro dell'Aquila di Fermo ha ospitato lo scorso 31 ottobre l'attesa serata di gala, tante le personalità e le autorità presenti, dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro al prefetto Angela Pagliuca, dal senatore Remigio Ceroni all'assessore regionale Fabrizio Cesetti. Sindaco Paolo Calcinaro, una prima importante dopo l'anteprima con i ragazzi delle scuole, una nuova stagione che si preannuncia veramente eccezionale. Allora, innanzitutto per me è una prima, perché è la prima volta che sono presente alla prima e quindi è un'emozione particolare. Poi hai detto benissimo, noi abbiamo voluto anche nella lirica, nella tradizione fermana, abbiamo voluto dare un'impronta. Da una parte aprire alle scuole, quindi ai futuri fermani, no? L'amore e saper apprezzare il bello, saper apprezzare la tradizione fermana, tramandare tutto ciò ai giovani fermani, credo che sia una idea fantastica dell'assessore Trasatti, sposata dalla nostra amministrazione. E in secondo luogo, sì, quello della produzione qui in loco significa portare comunque vero benessere alla nostra comunità. L'altro giorno sono entrato in un bar proprio ieri e ho visto come ci fosse ormai familiarità tra i gestori del bar e chi era qui già da tempo a lavorare per l'allestimento. Questo significa fare sistema tra cultura e città. Quindi bene così, andiamo avanti e godiamoci lo spettacolo. In questo momento di crisi c'è bisogno di serate, di messaggi culturali e formare i ragazzi, le generazioni future che saranno la nostra classe dirigente. La Regione è molto attenta a questi eventi culturali importanti che si ripetono negli anni nella città capoluogo di questa provincia. Noi sosteniamo questi eventi nella consapevolezza che la cultura rappresenta, oltre che un'iniziativa giusta, è un fattore trainante, diciamo, anche delle politiche regionali. Noi abbiamo un immenso patrimonio culturale, questo teatro ne è la dimostrazione, questo patrimonio deve vivere nella sua pienezza. La serata di questa sera che avvia la stagione qui a Fermo ne è la dimostrazione. La capacità di richiamare tante persone, mi hanno detto che questa sera poi tutto è esaurito. L'iniziativa che è stata fatta qualche giorno fa, che ha saputo coinvolgere gli studenti, tutte le scolaresche di questo territorio, è un evento molto importante, perché tra l'altro far avvicinare i giovani, no? A questi eventi culturali, a questi gioielli che sono poi un patrimonio collettivo, credo che sia molto importante. Quindi noi ci siamo e sosteniamo con convinzione queste iniziative. Il Teatro dell'Aquila è una struttura splendida, bellissima, credo che sia uno dei più bei teatri italiani. Quando ci sono spettacoli come quelli di questa sera non si può mancare. La cultura è stata molto trascurata, eppure può essere una grande opportunità per la crescita e lo sviluppo di questo paese. D'altra parte noi siamo il paese che ha l'85% dei beni culturali del mondo, quindi dovremmo prendere coscienza che disponiamo di un tesoro incredibile e dobbiamo sfruttarlo al meglio. Pashmina attorno al collo e scarpe da ginnastica rosse ai piedi. Figaro debutta entrando in scena dal parterre e fermandosi a dialogare con il conte d'Almaviva proprio di fronte al pubblico, lasciando tutti piacevolmente sorpresi. Un barbiere moderno, lontano anni luce dagli sfarzosi costumi del 1800. Un barbiere affidato alla regia di Francesco Calcagnini su allestimento del Rossini Opera Festival, i cui personaggi si muovono e interagiscono nell'intero spazio scenico del teatro, inaspettatamente arricchito dalle proiezioni del videomapping,
dagli elementi scenici e dai costumi preparati dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Urbino. Un'opera un po' particolare per vari punti di vista, perché si svolgerà in tutto lo spazio del teatro e perché c'è questa grande collaborazione con i giovani e con gli studenti. È uno spettacolo loro, io ho l'onore di metterci il mestiere di impaginare tutta questa cosa. È nata come una commissione del Rossini Opera Festival nel 2014 e dovevamo costruire un Barbiere di Siviglia dentro il Teatro Rossini, quindi l'opera è nata esattamente così e dentro gli spazi che avevamo a disposizione abbiamo cercato di di far abitare le 100 trappole dell'opera, ovvero i balconi, le finestre, qualcosa di Siviglia, qualcosa che fosse un dentro, qualcosa che fosse un fuori, obbedendo anche a questa macchina da guerra che è Gioachino Rossini, che sfugge a ogni definizione di surrealtà, di realismo, di passione, di amore, di cose, e costruisce una macchina perfetta di visioni, di suggestioni. E quindi questa, seguendo soprattutto queste fughe tangenti che l'autore ci proponeva, noi abbiamo costituito lo spettacolo, che linearmente viene riassestato, si comprende la trama, si comprende la storia. È uno spettacolo che è divertente, il Barbiere di Siviglia lo deve anche un po' essere, e non è, i divertimenti che integrano quest'opera non sono delle battutacce, delle sciocchezze, delle gag, ma sono costruite credo in maniera interessante. L'altra volta mi ha emozionato che ci fosse un pubblico con un'età media 9 anni che si divertiva in maniera esagerata, e quindi stasera siamo contenti. Sulle note dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal maestro Matteo Beltrami, il barbiere Figaro, il conte d'Almaviva, la sua innamorata Rosina e il geloso tutore Bartolo hanno saputo offrire al pubblico un'interpretazione vocale d'eccezione, ricca di virtuosismi e tempi vorticosi. Rossini è l'autore di opere dove il virtuosismo chiaramente è una delle componenti principali. In questo caso particolare, chiaramente con degli interpreti giovani, molti dei quali tra l'altro ho già lavorato, per cui ci conosciamo, abbiamo già un certo feeling, abbiamo veramente pensato di spingere sull'acceleratore di questo virtuosismo. In alcuni casi, e questo si può fare in vari modi chiaramente, uno dei tanti per esempio è una scelta di tempi molto, molto veloci, molto vorticosi, che in qualche modo impegnano gli artisti, i cantanti a sia in cadenze e sia proprio anche in passi virtuosissimi molto, molto veramente quasi al limite delle possibilità. E questo però secondo me in Rossini e in questo spettacolo in particolare, che è uno spettacolo molto, molto folle, uno spettacolo dove viene raccontato sì, ma non come ci si aspetta, con degli spazi ben definiti, l'azione si svolge in tutto il teatro, per cui vedremo i cantanti che sono in platea, sono nei palchi, sono in palcoscenico, perché non esiste un palcoscenico, una scenografia che è lì che c'è la storia, no, la storia è dappertutto. E questo modo di vivere appunto il Barbiere di Siviglia dal punto di vista registico, questo anche improvvisamente presentare degli oggetti giganteschi che assumono un'importanza che magari in altre regie non hanno nessuna, sono oggetti di scena, invece qua diventano magari giganteschi, è come se improvvisamente si puntasse l'obiettivo verso un particolare e diventasse gigantesco. Allora, questo modo di affrontare che lo spettacolo
anche a noi dal punto di vista musicale ci ha dato modo di proprio focalizzarci magari in alcuni punti e improvvisamente dilatarli oppure improvvisamente stringerli e farli diventare piccolissimi. È stato un lavoro veramente molto, molto divertente questo. Si è scoperto anche un lato diverso del Barbieri di Siviglia, ma molto, molto simpatico, molto, molto affascinante. Una straordinaria serata di musica e cultura fortemente voluta dall'assessore Francesco Trasatti per una prima che ha soddisfatto veramente tutti, esperti e neofiti, e che fa decisamente ben sperare per il prosieguo della stagione teatrale fermana. Prima volta all'opera, com'è andata? Questa è un'opera particolare, diciamo, il parere? Sì, per me è la prima volta e sinceramente sono molto soddisfatto di quello che ho visto e penso che non sarà la prima e l'ultima, ma sicuramente tornerò perché veramente vale la pena venire a vedere sia l'opera che il teatro, che è veramente molto molto bello. Complimenti. È la prima volta che venite qua per la prima dell'opera lirica, fermo? No, siamo venute altre volte. Keiko è un amante della musica e la musica unisce tutte le lingue del mondo. Allora, com'è stato questo Barbiere, quest'opera? È segnalazione, è particolare, è molto bello, mi è piaciuto tanto. Tanti colpi di scena, anche i personaggi che escono. Sì, è molto bello. È la prima volta che vedo così movimento. È la prima volta che vede un'opera che non sia un dramma, diciamo così. Sì. Un'opera buffa. Ecco. Sì, buffa, sì. E quindi per lei è un'esperienza sempre, particolare. Sì, sempre tragedia, è un po' triste storia, invece questa è molto buffa. Un giudizio sui cantanti? Soprattutto quello personaggio di Figaro, è molto bravo, sì, mi piace voce. Del valore dell'opera c'è un significato forte anche di politica culturale che Francesco sta portando avanti, perché questa è anche stata una produzione del ROF, quindi è questa rete della lirica marchigiana che finalmente prende forma qui a Fermo e credo che sia veramente importante, è merito di Francesco. Rettore, come sta andando quest'opera piena di colpi di scena, i personaggi che escono da tutte le parti? È bellissima, perché si vede che è stata proprio pensata per questo teatro ed è stata anche, come dire, contaminata da tante tecnologie. Non so se avete visto le mappature video sul palcoscenico e anche sui palchetti, molto, molto scenografica, molto bella. E poi la musica, vabbè, la musica non è intaccata in nessun modo, quindi tutti quegli arricchimenti che hanno messo, secondo me, rende molto più bello lo spettacolo. Quindi molto molto bello, quindi sono molto contento di essere qui. Un'opera molto giovane, perché hanno collaborato anche gli studenti dell'Accademia di Urbino, quindi quando ci sono i ragazzi, lei lo sa bene. I ragazzi portano freschezza, come in questo caso, quindi sembra una nuova opera, sembra appena uscita dallo spartito di Rossini. È vero, molto molto bella. Complimenti a chi ha pensato di organizzare questa prima con questa scenografia, con questo nuovo modo di vedere il Barbiere di Siviglia. Complimenti a chi ha pensato a queste cose. Diciamo che solo adesso tra amici abbiamo detto che è un'interpretazione stupenda, bella, fresca, adatta a una serata speciale come questa di Fermo. È un cast meraviglioso, delle voci bellissime e veramente una riuscitissima questa serata.
È un'opera giovane però anche di classe. Un'opera giovane però che ha rispettato fedelmente il libretto, rispettato la storia, e questo è importante, insomma. Il moderno con la storia, con la vera storia del Barbiere di Siviglia. Veramente prendente, ecco, coinvolgente. Dicevo che la calunnia cantata così come è stata cantata questa sera è una romanza, diciamo così, difficilmente che si sente con lo stesso valore. Veramente la voce del basso molto bella, la Rosina c'ha una bellissima voce, il conte di Almaviva sì, mi piace, però mi piace più Don Bartolo, perché interpreta veramente molto molto bene il personaggio, molto bene. Figaro è un buon Figaro, le critiche non le faccio, perché non si debbono mai fare. Siamo qui in realtà col vero barbiere Guido. Che ne pensa di questo suo, diciamo, collega? Io direi che questa serata il Teatro dell'Aquila se la ricorderà lungamente, perché siamo abituati al solito cliché classico. Questa sera è stato uno spettacolo innovativo, dove si è visto di tutto in bellezza. Questi movimenti scenici sono bellissimi, gli interpreti favolosi, addirittura il mio amico Bruno Praticò è chiaro, dir bene di lui è chiaro, ma il resto sono delle voci meravigliose, uno spettacolo degno del Teatro dell'Aquila. Quindi il barbiere promosso? Il barbiere promosso, a pieni voti. Lo dice uno che è 50 anni che sta sul negozio. Un totale rinnovamento, personaggi che escono da tutte le parti, un'opera grandiosa. Beh, un allestimento molto particolare, targato ROF, io voglio ricordarlo, Rossini Opera Festival ha curato l'allestimento, la produzione è a cura dell'Associazione Sferisterio con il Teatro dell'Aquila di Fermo, Fano, il Teatro della Fortuna, il Ventidio Basso di Ascoli e la Form come orchestra a suggellare una collaborazione ormai acclarata della Rete Lirica delle Marche. Dicevamo un allestimento sì particolare, direi innovativo, ma di grande raffinatezza. Io ho avuto grande riscontro da parte di tutti coloro, anche i più giovani che sono venuti qui in massa nell'anteprima dedicata alle scuole, un grande riscontro perché tra l'altro, al di là del Barbiere, che è un'opera diciamo gradevole, no? Che non pesante, ecco, la sua leggerezza è ulteriormente avvalorata da questo allestimento molto creativo, che tra l'altro, ricordo, si avvale dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, che ha curato tutto l'allestimento scenico, nonché il famoso videomapping che viene proiettato sui palchi e sulla struttura del nostro teatro. Quindi spero sia gradito, ma vedo i volti compiaciuti e divertiti del pubblico e mi sembra che l'esperimento sia assolutamente riuscito, ovviamente con la qualità del Rossini Opera Festival. Ecco, una partenza straordinaria, se il resto della stagione segue questa partenza sarà veramente unica. Io sono molto soddisfatto, non nascondo la mia felicità, credo anche dai risultati di biglietteria che forse si... Adesso ancora ovviamente siamo partiti, ma credo che si potranno stimare tra i migliori degli ultimi anni. C'è stato un incremento notevole degli abbonamenti sia nella lirica che nella prosa, il riscontro delle anteprime dedicate ai ragazzi è stato notevole anche da parte delle famiglie, di gente che mi ha fermato
compiaciuta della proposta, ma anche la prosa con Bisio, Billy Elliot, la residenza di Ricky Tognazzi e Simone Izzo, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Mi auguro che sia solo l'inizio di un veramente di vivere il teatro in modo assolutamente passionale e con quel senso di comunità che non deve mai mancare in una grande città come Fermo. Con il sindaco, accompagnato dall'ex dirigente della cultura, oggi un esempio straordinario di cultura che veramente sta appassionando tutti in un modo spettacolare. In un modo anche nuovo, no? Direi un allestimento che è stato fatto in modo molto accurato qui in questi 10 giorni qui a Fermo e sicuramente ha sorpreso molti, sorpreso pur nella tradizione. Rispecchia la grande tradizione del teatro dell'Aquila di Fermo, valorizza le forze nuove che sono in regione, consolidate anche dalla robustezza di una tradizione ininterrotta come quella del ROF, come quella dello Sferisterio, dentro questo circuito che l'amministrazione comunale ha voluto, il sindaco ha rilanciato con forza, segno di un'attenzione alla cultura, alle politiche culturali e alle risorse nuove, giovani che sono sul campo. È una platea infinita quella dei giovani che studiano musica nelle Marche e questo barbiere ce lo dimostra nella freschezza sia scenografica che è stata curata dall'Accademia di Pesaro, sia dalle bellissime voci fresche e vigorose che ben interpretano il ruolo rossiniano. Che posso dire oltre? Nulla.